Vabbè, preso la bici, sono andato fino a Brienno a vedere un po' la situazione. Non è veramente una merda. Adesso faccio Brienno casa. Brienno casa. Ho potuto passare che hanno in bici tutte. Vabbè. Ah, freddo. Questo Brienno, 10 anni fa, che c'era stato un episodio molto molto simile. Infatti ci sono ancora i lavori in corso. Questo è il centro di Brienno, questa era la casa che era venuta giù 10 anni fa. E questo è la piazza. Sto vedendo di non cascare con tutto questo fango. Polizia, vediamo se mi rompono le scatole. Sono turisti tutti scalzi che recuperano le cose, questa ragazza. La strada, questa qui è chiusa, questa è la statale che da Como parte, porta Argegno, Menaggio, Colico, comunque parte alta di lago, galleria chiusa qui, c'era un mare di fango. Prima quando sono arrivato c'erano una trentina di mezzi, piccoli e grandi, si vede che hanno spalato, guarda qua, tanta roba. Melma su melma. Poi ci sono due interruzioni abbastanza importanti. La strada, secondo me, ci vuole qualche bel giorno per rimetterla. No, la merda. Vabbè, è tutto sporcato. Dopo aver messo gli scarponi stamattina, messo a lavare. Andiamo, invece. Guarda qua. Questo qui è qua. Ma che pacco!
giù un freddo che ho paura. Cantiere. Quando è andato giù un mondo. Io passo qui spesso, non l'ho mai vista questa cascata, mai, mai. E qui la parte grossa. C'è questa bellissima chiesetta. Mi piace tanto a Paola. Questa è una falegnameria. Era boh. Casa di salva. Niente, poi da qui fino a casa è tutto più o meno pulito. Danni più grossi, quindi stamattina all'aglio, visto, poi sono andato fino a Moltrasio, quindi non ho visto nulla di non ne ripasso. Se non si puliscono i boschi non c'è verso di uscirne da queste cose, non c'è verso, sono sporchissime, sono. Quando si va in giro tutti pieni di piante, piantine, sono proprio legna, quindi andiamo qua, questo è un altro pezzo. Questo fa paura invece. Macchina prima di qua, tutta sporca, a 500 qua, L, capina di.
Dicevo che se non mettono a posto i boschi, c'è un po' da sperare che non risucceda un'altra volta, perché succederà sicuro, davvero solamente quando, non se. Quindi messaggio per il sindaco, ma per tutti gli altri, anche per noi, investire qualcosa in più su questa cosa. Ne siamo arrotano qua. E qui c'è polizia. Vabbè, sono arrivato a casa. Ciao!